La vigilia del 1° maggio per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool era cominciata con una tranquilla assemblea in fabbrica con i rappresentanti sindacali dei metalmeccanici. Poi si è deciso di spostare sull'autostrada le rimostranze nei confronti dell'azienda americana e del governo italiano. Circa un centinaio di lavoratori ha percorso una stradina secondaria che si trova alle spalle della fabbrica di Viargine per occupare la carreggiata, paralizzando il traffico in due sensi, sia all'imbocco della Napoli-Salerno che in uscita dall'autostrada. Momenti di tensione si sono verificati tra i manifestanti e gli automobilisti rimasti in coda. Con i lavoratori, che oramai protestano da 700 giorni, i segretari di FIM CISL, Biagio Trapani, di UILM, Antonio Accurso, e di FIOM CGL, Rosario Rappa. I lavoratori oggi in assemblea hanno dimostrato che il fronte è compatto. C'è qualcuno che sta giocando, probabilmente sta remando contro, ma in vertenze come queste si capisce che l'azienda cerca di rompere il fronte in un modo squallido, tentando la carta con qualche lavoratore che, preso magari dal panico, potrebbe cedere a qualche lusinga. Però ancora una volta questa comunità, perché è così che bisogna definirla, non sono semplici lavoratori, questa è una vera e propria comunità, ha dimostrato quanto compatta sia e quanto è forte il loro senso di appartenenza su questo sito. Sarà un 1° maggio in cui purtroppo ci saranno poche persone in piazza per la pandemia, ma ci sarà tanta voglia di urlare la rabbia, tanta paura per il lavoro che salta e ancora di più, se non si risolvono le vertenze dove le aziende vanno bene, come succede per la Whirlpool, cosa dovremmo pensare di tutto il resto?